Nel lago di Garda potrebbero sì esserci questi missili con l'uranio impoverito, in quanto nella guerra dei Balcani la NATO li utilizzò, in particolare gli Stati Uniti. Purtroppo, ecco, non ci è dato ancora sapere se di questi sei ordigni che questo F-15 Eagle ha sganciato all'epoca passando sopra il lago di Garda, tre potrebbero essere caricati con l'uranio impoverito. Ecco, lei ha segnalato il caso attraverso un'interrogazione parlamentare. Sì, ho segnalato questo caso a tre ministeri di competenza, che sono quello del Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente e Ministero della Sanità. Della Sanità, appunto, perché se dovesse esserci presenza di uranio impoverito, non è detto che dopo tutti questi anni gli ordigni siano ancora integri, quindi ipoteticamente potrebbero aver rilasciato anche qualche sostanza gravosa per, appunto, gli esseri umani e per l'ambiente circostante. Infatti il territorio bresciano comunque è spesso alla ribalta delle cronache proprio per questo tipo di problematiche e potrebbe non essere l'unico caso questo del lago. Purtroppo sì, il territorio bresciano ormai viene anche soprannominato la seconda terra dei fuochi per tutto quello che tutti i giorni viene, ascoltiamo nei telegiornali locali, leggendo i giornali comunque locali. Brescia purtroppo è molto, molto inquinata a livello sia di bacini idrici, di reticoli idrici, di aria e di suolo. Dovremmo avere anche la presenza di questi ordigni nucleari nella nostra base militare di Ghedi, nella parte sempre non italiana. E quindi sì, io sinceramente un pochino di preoccupazione ce l'ho, nonostante questi ordigni sono comunque tenuti in un certo, con una certa cura. Che i cittadini bresciani inizino un pochino ad avere un po' più di cura del loro territorio e un pochino più di interesse nei confronti di tutto ciò che li circonda, sia che sia cielo, terra e acqua.